La scorsa settimana abbiamo trascorso un weekend in Sicilia, ai piedi dell'Etna, tra sabbia vulcanica, ricchezza culturale, mare e cibi deliziosi. Oggi ci spostiamo più a nord, verso i mari della Liguria. Dopo un paio di settimane di lontananza dai miei genitori, sono andata a trovarli sulla barca a vela. Come già sapete, sono stati loro a trasmettermi l'amore per il mare e la barca, e sono sempre felice di trascorrere del tempo con loro, soprattutto sull'acqua. Siamo usciti in barca e abbiamo trascorso l'intera domenica insieme, in totale relax, ancorati in una baia ligure e circondati dalla pace. Ho fatto diversi bagni e un po' di snorkeling. Quando si è alzato un po' di vento, ci siamo divertiti a veleggiare e io mi sono esercitata a svolgere alcune manovre a vela. Rientrati in porto, abbiamo preso un aperitivo al tramonto. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Il lunedì mattina mi sono alzata, ho ammirato il panorama, gioito un po' di essere sul mare e ho iniziato a leggere e poi bevuto un caffè. We don't need no more. Dopo il caffè ho sistemato un paio di cose per YouTube e mi sono dedicata al mio workout. Before sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can. Finito l'allenamento, mi sono sistemata nel pozzetto sotto il tendalino e ho iniziato a lavorare. Come sapete, spesso lavoro da remoto invece che dall'ufficio di Copenaghen, cosa che mi permette di trascorrere tempo con la mia famiglia in Italia. Ho poi pranzato e ripreso a lavorare.
Ciao amici, come vedete sono nella cabina di poppa della barca. Non sto fuori perché oggi c'è tantissimo vento e è pomeriggio, ho appena finito di lavorare, ho lavorato un po' fuori e un po' sotto quando dovevo fare riunioni perché altrimenti si sarebbe sentito tantissimo il rumore del vento e avrebbe disturbato. Però comunque fuori all'ombra si sta bene, poi nel pozzetto c'è il tendalino che ripara un po' anche dal vento. Mi sono fatta un po' di self care, mi sono lavata i capelli, sistemata un po' le unghie e messa un po' di crema, mi sono dedicata un po' a me stessa. Stamattina ho letto un po' di questo libro, The Magic of Thinking Big, ve ne parlerò in un video se mi piace, se ci trovo degli spunti interessanti, l'ho appena iniziato. E adesso, visto che ho finito di lavorare, andrò a fare un po' di trekking. Andremo a piedi su sul capo e poi scenderemo dall'altra parte del promontorio, visiteremo un paio di cose, poi faremo un bagno alla fine della camminata. E mi porterò la mia macchina fotografica in modo da fare un po' di buone fotografie. Non so se ve l'ho mai detto, a me piace tantissimo la fotografia, mi è sempre piaciuta. Questa è la seconda macchina fotografica reflex che ho, ce n'avevo un'altra quando ero molto molto più giovane. L'ho abbandonata per un po', non abbandonata, ma ho sospeso un po' le mie missioni di fotografia perché avendo il telefono che fa foto molto belle spesso si perde un po' la voglia di portarsi dietro la macchina fotografica, però mi sono prefissata di riprendere con la fotografia perché è una cosa che mi piace tantissimo e soprattutto mi piace fare foto con la macchina fotografica e non con il telefono perché mi permette di disconnettermi dalla rete, quindi di pensare solo alla fotografia e non magari al fatto di pubblicare poi una foto. Quello è una cosa alla quale potrò pensare dopo. Quindi adesso metto due cose nello zainetto e vado a fare trekking. Il percorso di trekking è quello che sale su Capomele tra la natura, fino a giungere a Colla Micheri, un piccolo borgo ricostruito dal navigatore norvegese Thor Heyerdahl. Dopo aver visitato il borgo, abbiamo proseguito lungo il promontorio, su un sentiero dal quale si gode di una bellissima vista. Le giornate sono passate così, tra lavoro, prezioso tempo in famiglia, veleggiate, bagni e avventure a terra. Non perdetevi il video di domenica prossima in cui torno a Copenaghen e mi dedico a una giornata di reset tra pianificazione, lavori di casa, studio e fitness.